Ciao! Allora ragazze e ragazzi, oggi parliamo di una marca della quale non ho mai parlato, perché è una marca direi abbastanza nuova, della quale però ultimamente qui su YouTube si sente tanto parlare, perché loro comunque hanno mandato dei prodotti omaggio a varie YouTubers, a varie blogger. È una marca della quale tra l'altro alcuni di voi mi hanno chiesto tramite messaggio privato. E una cosa fondamentale ovviamente che devo dire prima di qualsiasi altra è che oggi vi recensirò tre prodotti e tutti e tre mi sono stati regalati da questa marca. Sto parlando della The Beauty Breeze, eccoli qua, questa marca qua, detta anche TBB. Allora, io li avevo contattati proprio perché avevo visto un video di recensione di questi prodotti e mi avevano incuriosito. Allora, non essendoci ancora la possibilità di acquistarli online quando li avevo contattati io tempo fa, gli avevo chiesto appunto tramite messaggio su Facebook come reperire i loro prodotti. E loro mi avevano risposto invitandomi praticamente alla loro sede che è appena fuori Milano, quindi proprio qua vicino, appena fuori Milano, e mi hanno proprio chiesto, mi hanno fissato un appuntamento, mi hanno proprio chiesto di andarli a trovare praticamente. E durante appunto questo colloquio in cui il ragazzo della The Beauty Breeze mi ha spiegato un po' in cosa consiste la loro marca, insomma che cosa fanno, perché lo fanno, eccetera, eccetera, mi hanno omaggiato di tre prodotti che devo dire ho scelto io, quindi mi hanno proprio fatto scegliere quello che volevo. E in particolare io ho scelto la crema corpo, l'esfoliante viso e la crema mani e unghie. Allora, io quindi co cosa importantissima da tenere presente è che appunto mi sono stati regalati, non li ho acquistati io. Ciò non toglie che insomma, come sempre, chi mi conosce, chi mi segue da tanto tempo lo sa benissimo, il mio giudizio sarà assolutamente sincero come per qualsiasi altro prodotto. Mi è capitato tra l'altro anche di parlare male in passato di prodotti che mi sono stati regalati, quindi proprio non ho nessun tipo di problema. Allora, che cosa dire di questa marca? In generale, vi posso dire che con questi prodotti mi sono trovata bene. Poi ovviamente adesso vediamo con quali più e con quali meno. Una cosa che mi è piaciuta, perché tra l'altro ho avuto modo appunto di farmela spiegare proprio di persona, sono le confezioni. Queste confezioni permettono effettivamente di non far entrare l'aria. Quindi direi che sono igieniche al massimo e sono ottimali anche per quanto riguarda la conservazione del prodotto. Infatti vediamo che c'è, vabbè, il tappo ovviamente che copre il dispenser, cosa che tra l'altro non tutti hanno, a volte vedo i dispenser così, cioè senza neanche il coperchio. E appunto da qui esce il prodotto schiacciando. Sono confezioni assolutamente smontabili. Avevo letto sotto un video che una ragazza lo chiedeva, quindi ve lo dico. Quindi assolutamente riutilizzabili, le potete smontare. E secondo me sono ottime anche da riutilizzare perché possono essere appunto molto comode per conservare magari i prodotti nostri casalinghi. Si schiaccia e esce il prodotto, sono confezioni fatte in un modo che c'è una specie di stantuffo dentro, quindi praticamente non fa proprio entrare l'aria, cioè questo stantuffo si abbassa man mano che voi utilizzate il prodotto, tappando proprio il prodotto rimanente e quindi l'aria sopra non va a contaminare il prodotto sotto. Quindi ve lo dico perché il ragazzo me l'ha proprio smontata davanti e questa l'ho trovata, devo dire, un'ottima idea, assolutamente. Sono prodotti non testati sugli animali, non hanno PEG, PPG, TEA, siliconi, acrilati, parabeni, paraffina, coloranti sintetici e non hanno neanche derivati di alluminio e silicio di origine sintetica. Sono prodotti con una scadenza molto breve perché se non erro tutti e tre sono 6 mesi dall'apertura, sì, 6 mesi dall'apertura. Li potete acquistare dal loro sito che trovate qua sotto nell'info box. Hanno una linea di prodotti ancora molto ristretta, nel senso che per esempio non hanno prodotti per capelli, non hanno prodotti suddivisi per tipologie di pelle, cioè non c'è una crema per pelle secca, grassa, eccetera, eccetera.
Quindi comunque sono proprio ancora all'inizio, infatti è un'azienda comunque abbastanza piccola, insomma. Gli ingredienti sono biologici certificati dalla Bioalchimia, 100% ingredienti naturali, questo è il simbolino. E quindi direi che insomma promettono sicuramente bene, io devo essere sincera. Ottimo per quanto riguarda insomma tutte le premesse, non testato sugli animali, ottimi inci, confezioni fantastiche, pochissimi conservanti, 100% naturali. Quindi insomma, voglio dire, assolutamente il massimo che si possa volere insomma da una marca cosmetica. Passiamo ovviamente a parlare dell'efficacia, che alla fine, voglio dire, è un po' quello che ci interessa maggiormente. Parto dal prodotto che mi è piaciuto meno, cioè quello che ho in mano, la crema corpo. Allora, questa è la crema corpo effetto totale all'avocado. Per tutti i tipi di pelle, loro dicono di applicarla quotidianamente su tutto il corpo, insistendo sulle zone più secche fino a completo assorbimento. Allora, perché è il prodotto che mi è piaciuto meno? In realtà non è che lo boccio completamente perché non avrei motivo. Mi è piaciuto meno semplicemente perché è una crema molto, molto, molto ricca. Veramente molto. Quindi per una pelle secca io credo che possa essere la crema della vostra vita. Io non ho una pelle secca assolutamente, una pelle mista sul viso, ma sul corpo non ho nessun tipo di problema per quanto riguarda secchezze, squamazioni o cose del genere, assolutamente. E quindi per me è troppo, cioè per me è proprio troppo. E se è troppo adesso, in estate non oso immaginare, adesso comunque non fa, ancora caldissimo, però per il mio tipo di pelle è veramente troppo. Comunque, ripeto, per una pelle secca sicuramente può essere l'ideale. Io vi faccio vedere. Questa è la consistenza, è abbastanza compatta, però è anche molto fluida, perché è una crema a base oleosa, cioè dentro più oli che burri. Quindi idrata assolutamente molto bene, fa anche un po' da protezione, è anche un po' protettiva per la pelle, perché gli oli solitamente hanno anche questa funzione. Ha una profumazione molto molto delicata, cioè sa proprio di pulito, quindi è una profumazione che sicuramente non disturba, anzi è molto molto piacevole. Sicuramente ha anche un leggero leggero effetto tensore. Comunque di solito le creme a base oleosa hanno sempre un po' questo effetto di fare un po' da tensore. Gli oli di solito infatti si usano per smagliature gli oli, quindi hanno comunque un po' questo effetto, e questa crema ovviamente essendo a base oleosa ha comunque anche lei un leggero effetto tensore, infatti una crema effetto totale. Quindi insomma dovrebbe servire un po' per tutto il corpo, ecco, anche per le zone con smagliature, cellulite, eccetera, eccetera. Ciò ovviamente non significa che sia una crema anticellulite, cioè, ben lungi da quello, assolutamente ci vuole ben altro. Però comunque, ripeto, per una pelle secca secondo me può essere molto buona. Per una pelle come la mia, no, è veramente troppo. E su una pelle come la mia, essendo, cioè, io mi rendo conto quando una crema è troppo per me, dal fatto che la mia pelle non l'assorbe. Fa fatica ad assorbirla. E di solito questo succede con le creme che sono troppo ricche, che alla mia pelle non servono. Quindi io faccio un po' di fatica ad assorbire questa crema. Una pelle più secca probabilmente se la beve. Anche perché comunque ho visto altri video di recensioni di persone con la pelle secca e si sono trovate bene. Per me è troppo. Poi passiamo al secondo classificato, che è la crema mani e unghie. Allora, questa crema è crema mani e unghie intensiva, applicare più volte al giorno, massaggiando fino a completo assorbimento. Allora, questa mi è piaciuta davvero molto, perché ha pressoché la stessa consistenza dell'altra alla fine, eh. Vi faccio vedere, è praticamente uguale, cioè non cambia molto come consistenza, però questa qua risulta intanto un po' meno oleosa dell'altra, di quella corpo, infatti si assorbe più in fretta e ha una profumazione di limone che secondo me è buonissima, e infatti il limone sappiamo anche che è ottimo per le unghie perché è schiarente.
Quindi io la vedo molto bene come crema anti-age, perché comunque avendo un effetto leggermente schiarente, per le macchie della pelle, per esempio, va molto bene. Quindi per le signore magari che iniziano ad avere delle macchie sulle mani, delle macchie sulla pelle, va molto bene come crema mani. Va benissimo per le unghie perché appunto ha dentro il limone e comunque è idratante, quindi è ottimo assolutamente anche per le unghie. È molto protettiva. Allora, di solito, allora, una crema con una consistenza oleosa di solito tende ad essere più protettiva che idratante. Una crema invece più burrosa, come può essere la Guru Goody Lash, per esempio, che quella ha dentro, non mi ricordo se è il 60% di burro di karité, cioè ora non mi ricordo esattamente. Però dentro tanto burro di karité. Una crema più burrosa invece è proprio quella che quando hai le mani crepate ti va proprio a idratare e a sistemare, diciamo, i problemi proprio di secchezza forte. Questa, devo dire, mi ha sorpreso il fatto che è un po' una via di mezzo. Quindi svolge praticamente un po' entrambe le funzioni, sia protettiva perché comunque ha dentro tanti oli, ma anche dentro parecchi ingredienti proprio idratanti. Quindi devo dire che secondo me è un ottimo prodotto, mi è piaciuta, si assorbe abbastanza velocemente, non troppo velocemente, devo dire, però abbastanza velocemente. E niente, mi è piaciuta, cioè non so che altro dirvi, sinceramente questa ve la consiglio. Poi il prodotto che mi è piaciuto di più indubbiamente è l'esfoliante viso. Kiwi e ananas, qua dicono di applicare su viso e collo con leggeri massaggi e risciacquare accuratamente con acqua tiepida. Allora, premetto, io ci aggiungerei un passaggio in questa applicazione. Prima inumidite il viso. Perché se non inumidite il viso risulta uno scrub veramente troppo forte secondo me. E voi sapete che io amo gli scrub belli energici. Quindi secondo me se lo fate proprio con viso asciutto risulta troppo forte ed è proprio quando vi grattate. Se invece inumidite il viso risulta più fluido, quindi risulta molto piacevole e assolutamente ottimo ed efficace. Tutte le confezioni, tra l'altro, adesso le mani untissime, tutte le confezioni tra l'altro hanno anche questo pirulino, a me è rimasto solo di questa, che serve proprio per chiudere completamente la confezione. Quindi ancora una volta una grande attenzione alla conservazione del prodotto. Vi faccio vedere la consistenza, anche questa è una crema e penso che possiate cogliere i vari granulini che ci sono, marroncini. C'è da dire che sono tanti e questa secondo me è l'efficacia del prodotto, perché quelli che hanno un granulino qua e un granulino qua non mi scrabbano una mazza. Questo qua invece avendo tanti granulini, devo dire che mi piace assolutamente. E questa crema qua non è unta, cioè idrata leggermente, però non è untuosa. Perché ci sono scrub che magari sono in crema, ma sono veramente tutti unti. Infatti, vedete, la crema si è assorbita subito, non ho più il bianco. Perché è molto molto leggera, quindi è leggermente idratante, ma non è di quelle che vi lasciano la pelle unta, in stile esfoliante viso BioHearth, che però io lo tengo come proprio come esempio, secondo me, dell'esfoliante più pessimo che abbia mai provato in vita mia. Quindi devo dire che mi piace, però vi consiglio prima di inumidire il viso, perché altrimenti secondo me è troppo, a meno che proprio non vi piacciono le emozioni molto 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 forti, vi consiglio di inumidire il viso. C'è anche da dire che ne basta poco, quindi comunque questo qua penso che vi durerà per 30 anni. Sinceramente non so se farò in tempo a finirlo entro 6 mesi, perché secondo me mi durerà anche di più. Io comunque lo scrub lo faccio una volta alla settimana, cioè sul viso. Quindi secondo me mi durerà anche più di 6 mesi. Non lo so, però vedremo. Allora, detto questo, sapete che con i prodotti mi sono trovata bene, con qualcuno di più, con qualcuno di meno. Qual è il difetto, secondo me, di questa marca? Perché la magagna c'è sempre in tutte le cose. La magagna, secondo me, di questi prodotti è il prezzo.
Questa cosa l'hanno detta in tante ragazze che hanno recensito questi prodotti perché, voglio dire, è evidente. Secondo me questi prodotti hanno dei prezzi troppo alti. Devo dire, non tutti, perché comunque alcuni hanno dei prezzi assolutamente sostenibili, diciamo magari entro i 15 euro. Ecco, per me è un prodotto che costa meno di 15 euro, comunque è un prezzo che per quanto mi riguarda è sostenibile tranquillamente. Ma un esfoliante viso che costa 22 euro, se non sbaglio, cioè, mi sembra sinceramente un po' troppo. Io poi devo dire anche che divido in categorie, nel senso per una crema viso magari 22 euro li potrei anche spendere, ma per un prodotto a risciacquo, come un esfoliante, un detergente, cioè sinceramente 22 euro mi sembra tanto. Fosse stata una crema, comunque un prodotto che si assorbe, che proprio finisce all'interno del nostro corpo, allora ci poteva anche stare. Ma per un prodotto che poi risciacquo, sinceramente no, per me è troppo. So anche che adesso hanno fatto una promozione, se acquistate più prodotti, vi fanno un sensibile sconto. Quindi comunque devo dire che loro sono molto attenti, diciamo, a quello che diciamo noi youtubers e ai commenti delle ragazze che acquistano i loro prodotti. Quindi assolutamente è un'azienda molto aperta che ascolta le proprie acquirenti e questa cosa sinceramente devo dire che l'apprezzo molto, perché comunque ci sono aziende che proprio delle critiche se ne fregano e vanno avanti per i cavoli loro, soprattutto le grandi aziende. Devo dire che loro sono molto, molto carini sotto questo punto di vista, molto attenti a quello che noi diciamo dei loro prodotti, anzi sono molto aperti ai consigli. Quindi se avete anche dei consigli per magari migliorare i loro prodotti, secondo me se gli scrivete loro sono veramente, cioè apprezzano molto questa cosa. Quindi alla fine, tirando le somme, vi consiglio questi prodotti o no? Ve li consiglio per l'efficacia, ovviamente dipende. Che cosa vi potete permettere? Perché se non vi potete permettere un prodotto da 22 euro, ovviamente io non, cioè, non mi permetterei mai di dirvi compratelo perché è efficacissimo. Sì, ok, è efficace, ma ci mancherebbe, voglio dire. Una persona che non se lo può permettere può trovare prodotti magari quasi a questo livello anche a prezzi più bassi, voglio dire, altrimenti magari si fa lo scrub a casa che risparmia ancora di più. Quindi diciamo che dipende proprio dalle vostre disponibilità. Io non mi sento di dirvi assolutamente comprateli, assolutamente fantastici. Se avessero, sono sincera, se avessero, se costassero la metà, sarei qui a dirvi assolutamente compratelo. Cioè, questo devo dirlo, perché comunque come efficacia non ho niente da dire. Se costassero la metà, veramente per me sarebbero fantastici, vi direi correte, cosa fate ancora qua a vedere il mio video. Però a questo prezzo io sinceramente non me la sento, quindi sono ottimi prodotti, spero che, essendo comunque un'azienda ancora all'inizio, spero che andando avanti col tempo magari aumenti il loro volume di affari e quindi possano permettersi di abbassare un po' i prezzi. Secondo me, con i prezzi più bassi, tra l'altro, potrebbero veramente conquistare molte affezionate clienti, perché comunque l'efficacia del prodotto è assolutamente ovvia, insomma, è proprio qua da vedere. Quindi vedete voi, magari provatene uno, vedete come vi trovate, se ne vale la pena, vedete un po' voi, ecco, io non mi sento di dirvi niente di più. Io spero che voi apprezziate ugualmente la mia sincerità anche se i prodotti mi sono stati regalati. Chi mi conosce da tanto tempo lo sa che io sono, che non mi vendo per tre prodotti o mangio. Ci mancherebbe assolutamente. Se magari mi regalassero una vacanza ai Caraibi potrei anche magari pensarci. No, scherzo, non mi vendo assolutamente, quindi insomma io non, poi ovviamente non vi devo convincere di niente, sta a voi fidarvi del mio giudizio. Io vi saluto, fatemi sapere se magari li avete provati, come vi siete trovate, se siete d'accordo con quello che ho detto. E vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!